degli italiani, di che cosa soffriamo e come stiamo, ce lo racconta Marco Palma. Tutto sommato stiamo bene, anche se non scopriamo proprio di salute. Le malattie di cui soffre il bel paese sono in linea con quelle delle altre nazioni dell'Europa Unita, patologie cardiovascolari e oncologiche al primo posto. Di conseguenza occupano il vertice del consumo i medicinali per la cura dell'apparato cardiocircolatorio, seguiti da quello per la cura delle malattie gastrointestinali, oncologiche e dai farmaci del sangue. Un altro fattore che influenza in maniera significativa il rapporto farmaci-consumo è la differenza di genere, che evidenzia una maggiore esposizione dei farmaci nelle donne. Ce lo ricorda l'annuale rapporto sull'uso dei farmaci in Italia presentato oggi a Roma dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Dunque, secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco, lo scorso anno ogni italiano ha consumato 30 confezioni di medicinali in un anno e sempre secondo l'AIFA le categorie più esposte sono donne, bambini ed anziani. Il consumo dei medicinali va da sud a nord del paese, maglia rosa, si fa per dire, è la Sicilia che nel 2011 ha registrato un consumo pro capite di 1086 dosi, mentre l'Alto Adige con i suoi 729 farmaci pro capite all'anno ha la maglia nera, in questo caso positivo. Aumentano in genere il consumo di farmaci antidepressivi, antibiotici ed antidiabetici. Comunque, la spesa farmaceutica territoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale lo scorso anno è stata pari a 12.387 milioni, con una riduzione rispetto al 2010 di quasi il 5%.